Live Social. Non ci fermiamo mai qui a Radio Lombardia, la notte di Live Social continua e qui accanto a me ovviamente c'è la nostra prossima ospite, Isabella Cremonesi. Buonasera. Buonasera Emanuele. Allora Isabella, tu sei la direttrice artistica e didattica del Teatro del Vigentino, giusto? Sì. Partiamo raccontandoci un poco qualcosa su questo teatro, della sua storia soprattutto. No? Dunque, se racconto tutta la storia dovremmo stare qua. Facciamo un riassunto, che ne dici? Un riassunto. Allora, è uno spazio di famiglia, nel senso che agli inizi del secolo, ma parliamo del 1900, appunto mio nonno rilevò questo spazio ed era periferia, perché non era, Milano era più là. E sì, siete in zona Ripamonti. Sì, no? Zona Ripamonti, quindi, infatti, quindi era campagna. In realtà vi ha inglobato Milano a un certo punto. Sì, c'era, era campagna piena e lui da lì, partendo da niente, praticamente fece un deposito. E stalla di cavalli, ed era un deposito di legna, carbone. Poi lì vicino c'era lo scalo di Porta Romana, c'era lo scalo di Porta Romana, quindi appunto scaricavano il materiale dai treni in Porta Romana. Poi faceva per il comune di Milano portare fuori l'immondizia dalla città, schizzare d'acqua d'estate le strade, che chiaramente non era di cemento, certo. E quindi insomma c'è questa storia di famiglia bella, importante. Più che altro mi piace raccontarlo non tanto per l'attività in sé, ma per il fatto che lì mio nonno appunto partì dal nulla e partì con un sogno. E poi va bene, gli anni, adesso non sto a raccontare tutto, a un certo punto nessuno, poi dopo gli anni 50, dopo la guerra, nessuno ha portato avanti, diciamo, l'attività del nonno, quindi venne dato in affitto. Alla morte di mia nonna nel 96, nessuno dei parenti voleva rilevare il tutto. Fatto sta che io vidi questo spazio meraviglioso e ci vidi dentro il teatro, e da lì ho proprio pensato, come mio nonno, il mio bisnonno ai tempi sì, perché era il mio bisnonno in effetti, perché era il nonno di mio, beh, vabbè, sì, il Novecento effettivamente, è che la radio mi agita, vedi. E quindi sbaglio un attimo, e da lì anch'io sono partita dal niente. Sei partita dal niente e hai creato uno spazio teatrale. Ho creato, sì, ma uno spazio teatrale di improvvisazione, sì, no? Che questa è una particolarità proprio che avete, perché il teatro di improvvisazione è un po' diverso. Sì, è molto diverso, nel senso che, chiaro, come il teatro devi imparare a stare in scena, a usare la voce, a usare il corpo, ma qui proprio è l'improvvisazione teatrale pura, cioè si impara la tecnica per andare in scena con spettacoli completamente improvvisati. Ma come funziona uno spettacolo improvvisato? Allora, diciamo che la base è uguale per tutti gli improvvisatori, anche questa è una cosa bella, perché gli improvvisatori di tutto il mondo hanno le stesse basi, quindi tu puoi andare ad improvvisare con un attore, un improvvisatore che hai conosciuto il giorno stesso, ti trovi la giornata per entrare in sintonia, per allenarti insieme e poi puoi andare in scena la sera e fare uno spettacolo gradevole e bellissimo per il pubblico. Qual era la domanda, scusa? E come funziona lo spettacolo? Come funziona? Appunto, l'improvvisazione deve essere proprio pura al 100%. Quindi cosa vuol dire? Che comunque da qualcosa l'attore dovrà partire. Certo. Da che cosa parte? Da un input. L'input lo dà il pubblico. Ah, ok. Quindi c'è un'interazione col pubblico. C'è una grande interazione col pubblico. Quindi poi quello che è l'input può essere una parola, una frase, un racconto, una musica, un colore, uno stato d'animo, una situazione. Cioè, possono essere più diversi. Certo. Quindi parti da qualcosa appunto che ti dà il pubblico e da lì parte una storia. Chiaro che appunto c'è la tecnica, la tecnica per far sì che tu quello che crei al momento sia subito interessante, chiaramente togliere i tempi morti. Infatti l'attore di improvvisazione non è solo attore, ma è attore, autore. Perché devi creare l'opera che non c'è. E regista, quindi perché non si può preparare niente prima, giustamente, no? Ma tra l'altro parlavi di tecnica, che effettivamente ci deve essere di sicuro, ma c'è anche una forte dimensione creativa, no? Cioè uno deve avere la creatività di inventarsi qualcosa da un input che non saprà mai quale che è. Certo. Ah, beh, certo, la creatività è a 360 gradi. E la cosa bella e importante è che la creatività
non è solo tua, ma è anche dei tuoi compagni. Certo. E questo è un valore aggiunto, perché grazie ai tuoi compagni viene stimolata quella parte della, della creatività, quelle idee che magari da solo non ti sarebbero mai venute. Che poi abbiamo parlato del fatto che il pubblico ti dà un input da cui tu devi essere in grado di partire, ma in realtà immagino che per tutto lo spettacolo, cioè magari non sai che cosa farà l'altro attore. Bravo. Che improvvisa anche lui, giustamente. Bravo, no? vedo che ti sei immedesimato. Eh beh sì, cioè, abbastanza. Sì, infatti tu non sai né quello che andrai a fare tu, le idee che ti verranno, né quello che ti proporrà il tuo compagno. E quindi appunto la tecnica, cioè le lezioni, diciamo, la didattica è proprio basato su quello, cioè da una parte la parte attoriale, cioè quella comune ai corsi di teatro, normale, non diciamo. Dall'altra parte è proprio andare a sviluppare, ad accrescere quegli atteggiamenti necessari all'improvvisatore proprio per queste cose che abbiamo detto. Quindi il dire sì, cioè l'accettare quello che viene fatto in scena, non puoi giudicare, non puoi permetterti sì, questo mi piace, questo non mi piace. No, devi prendere tutto, accettare tutto e trasformarlo e valorizzarlo. Quindi l'elasticità, chiaramente, il saper costruire e farti venire le idee da qualsiasi cosa venga messa in scena. Quindi è un grande lavoro, se vogliamo, anche psicologico. Certo. Però, ecco, la cosa è che è fatto tutto tramite il gioco. Perché ci sono questi concetti di base che abbiamo detto, che sì, a parole uno dice sì, ok, devo volerti bene, devo accettare quello che fai, devo... Però... con la razionalità dico di sì, poi per farlo tuo mi devo allenare, mi devo allenare e riesci a farlo tuo veramente col gioco, cioè col gioco impari senza accorgertene. E tutto questo è quello che cercate di trasmettere al Teatro del Vigentino, insomma, no? E organizzate ovviamente anche degli spettacoli. Sì, sì, no, ci sono i corsi durante la settimana e poi questi spettacoli di improvvisazione. E ce ne sono diversi, noi li chiamiamo format, perché appunto, come ti dicevo prima, l'improvvisazione è l'improvvisazione. Chiaro. Dopodiché il format ti crea il contenitore, la coreografia. No? Quindi c'è, per esempio, il nostro spettacolo per eccellenza è il Match di improvvisazione teatrale, che è stato creato a fine degli anni 70. Dove la situazione è una gara sportiva, un match appunto. Okay. Quindi c'è un arbitro, le due squadre con la maglia coi numeri, e c'è un arbitro chiaramente che dà un titolo, dà anche una categoria, perché poi le improvvisazioni possono essere libere, ma gli puoi anche dare delle connotazioni, quindi puoi anche dire bene alla maniera di Shakespeare piuttosto che alla maniera dei cartoni animati giapponesi, perfetto, capito? Cantata. Insomma, un po' come viene di ispirazione, sì, giustamente. Sì. E allora vi possiamo seguire sul sito internet teatrodelvigentino.it, Teatro del Vigentino è anche su Instagram e su Facebook. Volendo possiamo contattare Isabella all'indirizzo mail isabella@teatrodelvigentino.it, ma c'è un indirizzo mail anche per prenotarsi per gli spettacoli, no? Sì, che è prenotazioni@teatrodelvigentino.it. C'è anche il numero di telefono, il 333-87-36055. Come abbiamo detto, siete in zona Ripamonti, va a via Matera, al numero 7, giusto? Sì, zona Ripamonti. E appunto noi facciamo sia i corsi no, che gli spettacoli. E una cosa volevo aggiungere, appunto i corsi sono molto divertenti, chiaramente, perché è tutto sotto forma di gioco. E più che altro, grazie all'improvvisazione teatrale, uno veramente conosce se stesso sotto un altro punto di vista. Beh, cioè, certo. Capito? Vai a fare delle cose che non ti pensavi di fare. E quindi, insomma, in questi giorni, così andando a rileggere un po' di cose, sapendo di dover venire qua, mi è venuto tra le mani Socrate. Capito? Oh, addirittura. E Socrate diceva: conosci te stesso. Cioè, se conosci te stesso, poi la vita diventa mai semplice, perché la vita non è mai semplice, però un aiutino lo dà, no? Certo. Perché se conosci te stesso, sai come sei, sai che cosa vuoi, sai come approcciarti, capito? E l'improvvisazione aiuta tantissimo. Io dico sempre che l'improvvisazione mi ha salvato la vita. E vedo che senza avere, diciamo, velleità di guru o di qualcosa più grande di me, però veramente tutte le persone che passano dal Vigentino o comunque passano dall'improvvisazione teatrale, è un momento dove si conoscono e stanno bene, cioè
vai a conoscerti col sorriso, con leggerezza. Mm-hmm. Poi magari rimangono 3 mesi, 1 anno, 2 anni, non è importante. Mm-hmm. Però è proprio quello, cioè quando io ho creato il Teatro di Vigentino ho proprio detto, visto che a me ha fatto così bene, voglio creare un posto dove le persone stiano bene. E allora Isabella, io ti ringrazio di essere stata con noi. Grazie a te, molto. E ricordo ai nostri ascoltatori invece di rimanere su Radio Lombardia, frequenza 100.3, Live Social ovviamente continua. Fra pochissimo torniamo da voi con una nuova intervista, mi raccomando, non mancate. Live Social.